Buongiorno a tutti. Io inizierò ricollegandomi proprio a quanto detto poco fa dal professor Pasini, come la bellezza sia essenzialmente una prerogativa femminile. Anche dal punto di vista antropologico abbiamo visto come sia stata sempre una caratteristica essenziale anche come garanzia di salute. Ed è a partire da questi presupposti che si è andata costruendo anche la rappresentazione mediatica del corpo erotico. La rappresentazione mediatica del corpo erotico si è costruita intorno ad un corpo femminile. Immediatamente, quando noi pensiamo ad un corpo erotico, l'immagine che compare nella nostra mente è sicuramente quella di un corpo femminile. Pur ammettendo che oggi le cose stiano cambiando, ma a livello appunto di quantità di rappresentazione è sicuramente legata al femminile. Ecco, ciò che accomuna l'universo femminile rappresentato nei media, dalle prime vallette televisive fino alle più recenti starlette, attrici, modelle e quant'altro, è quello di avere appunto un corpo desiderabile secondo i canoni estetici del momento. E le icone della bellezza, le icone cinematografiche, televisive, i sex symbol, cambiano nel tempo, sono cambiati, si è passati dalle maggiorate alle donne grissino, di nuovo alla riscoperta delle forme, proprio perché il sex symbol incarna quelli che sono i canoni estetici di un certo momento storico. Ecco, nonostante negli ultimi 50 anni in realtà la donna abbia fatto delle grandi conquiste, quindi sia entrata a livello sociale in maniera importante, e quindi i suoi ruoli siano diventati molteplici, la donna in carriera, donna che ricopre anche cariche pubbliche, politiche, di responsabilità, però a livello mediatico la sua rappresentazione è rimasta fossilizzata, sostanzialmente uguale, una rappresentazione appunto ritagliata intorno ad uno stereotipo di donna giovane, bella, sexy, seminuda e oggetto del desiderio maschile. Uno stereotipo che appunto tende ad erotizzare il suo corpo, mettendo in ombra le altre qualità. Un corpo erotizzato che sappiamo essere usato molto bene dalla pubblicità per vendere e nelle trasmissioni per fare audience. Vi propongo questa immagine che non so se ricorderete, qualche anno fa era il famoso lato B della Michelle Hunziker che fece innamorare anche Ramazzotti, ma ve la propongo perché in questa pubblicità la Hunziker promuoveva appunto l'intimo Roberta per donne. Ecco, mi ha fatto riflettere il fatto che corpi femminili e sensuali siano sempre più spesso utilizzati per promuovere prodotti destinati ad un pubblico femminile. Quindi nessuno si stupirebbe di trovare il calendario della Michelin in un'officina o in un'elettrauto, comunque prodotti pubblicità con corpi femminili destinati a uomini. Ma oggi qualcosa è cambiato e non mi riferisco solo alla pubblicità di prodotti cosmetici, dove al limite la presenza femminile potrebbe significare usi questo prodotto e diventi come me. Ma se voi guardate anche in televisione, ci sono tantissimi anche prodotti alimentari, prodotti per la casa, in cui viene utilizzato il corpo femminile, bello e sensuale, quasi come avessimo introiettato lo sguardo maschile. Gli uomini, appunto, come dicevo prima, nonostante in fatto di quantità il corpo erotico sia un corpo femminile, in realtà l'erotizzazione comincia a riguardare anche l'uomo, sempre più presenti i mezzi busti in reality show, pubblicità e quant'altro. Quali sono le conseguenze? Allora, vi do qualche dato. Negli ultimi 10 anni la vendita di prodotti cosmetici per uomo è aumentata del 30%. Parallelamente è cresciuta la richiesta di interventi di chirurgia estetica, togliere la pancetta, togliere qualche ruga dal viso, quindi molto un trend simile a quello femminile. E in aumento è anche il numero di ragazzi e di uomini afflitti da disturbi del comportamento alimentare, che sono sempre stato un problema tipicamente femminile, adolescenziale o delle giovani donne, e problemi di impotenza. Ma torniamo alla rappresentazione del corpo erotico, come viene presentato dai media, un corpo curato nei minimi dettagli, come dicevamo, secondo i canoni del momento. Quindi oggi è un corpo magro e aggiungerei tonico, abbronzato, depilato, tatuato, e sui tatuaggi avremo una relazione nel pomeriggio della dottoressa Boccardi che ci parlerà proprio di questo, migliorato con la chirurgia estetica, e anche qui tanto ci sarebbe da dire. Vi propongo la famosa farfallina di Belen che ha, dopo il Festival di Sanremo, ha tenuto tanto occupati i giornali e telegiornali, i nostri media. Un corpo valorizzato da un abbigliamento sempre più succinto,
un corpo capace di sedurre il pubblico con atteggiamenti provocanti e movenze porno soft. Non so se avete visto, vi è capitato di vedere qualche puntata della selezione per il concorso di Velina. Ecco, alla ragazza non è richiesta solo l'avvenenza fisica, ma anche la capacità di avere certe movenze, certi ammiccamenti, sempre comunque molto, diciamo, a sfondo provocatorio, esaltate da inquadrature voyeuristiche, direi quasi a volte genitali. Vi propongo un breve filmato per, a proposito di inquadrature. Questa è Raffaella Fico, è un filmato di qualche anno fa, adesso sappiamo che è in gravidanza, ma questo era un programma che andava in onda in prima serata, e vorrei solo notare la telecamera da sotto, cioè le inquadrature che vengono fatte quando scende dalla scala, quando... cioè, probabilmente siamo abituati a questo tipo di immagini, ma forse non ci rendiamo conto, appunto, lo zelo del cameraman nel appunto evidenziare, ecco. Vabbè, il concetto è abbastanza chiaro, non è che... ecco, l'erotizzazione del corpo passa anche attraverso i ruoli televisivi che vengono tradizionalmente assegnati alle donne. Vi propongo i risultati di una ricerca fatta dal Censis nel 2006. Il Censis è un istituto di ricerca italiano, centro studi investimenti sociali, che ha analizzato 578 programmi televisivi di informazione, approfondimento, cultura e intrattenimento che andavano in onda nella fascia preserale da tra le 18 e le 20:30 sulle 7 emittenti nazionali, le 3 Rai, le 3 Mediaset e la 7. Era l'obiettivo? L'obiettivo era capire che cosa fa, come è rappresentata la donna in televisione, quali ruoli ha la donna. Bene, i risultati. I ruoli ricoperti dalle donne sono essere risultati prevalentemente quello di attrici per il 56%, cantanti 25%, modelle 20%. Quindi l'immagine più frequente, la donna in video, è quella, è la donna di spettacolo. Quasi mai interviene in qualità di esperta, se non in materie minori come l'astrologia, l'artigianato o altre materie. L'immagine femminile, ripetiamo, è quella dello stereotipo bella, giovane, sexy. Le donne anziane, guai, sono invisibili, sono presenti solo per il 4,8%. Le donne disabili non esistono. Lo status socio-economico e di appartenenza della donna è medio-alto, quindi poi in tempo di crisi direi che la distorsione è ancora ulteriore. Solo nel 9,6% dei casi la donna sembra appartenere ad un ceto basso, quindi vediamo la distorsione rispetto al mondo com'è in realtà. Per quanto riguarda in particolare i programmi di intrattenimento, il conduttore è più spesso uomo nel 58% dei casi, quindi la donna risulta in una situazione di subordinazione rispetto all'uomo. Lo stile di conduzione nei confronti della donna risulta essere ironico, malizioso e un po' aggressivo nella maggioranza dei casi, quindi anche lo stile relazionale evidenzia quello che abbiamo appena detto. Le inquadrature voyeuristiche, solo nel 15% dei casi la donna è finalmente valorizzata, cioè rappresentata anche in modo da evidenziare capacità professionali o umane. Programmi di informazione, succede qualcosa. Alla donna patinata e spregiudicata dell'intrattenimento, nell'informazione la donna diventa oggetto di informazione, diventa la donna vittima. Infatti la donna è presente prevalentemente nei servizi di cronaca nera per il 67,8% dei casi. Non c'è bisogno di ricordare i tanti casi di delitti passionali, violenze e quant'altro che riguardano la donna. Tutte le altre donne, quelle che studiano, lavorano, cercano di affermarsi nei vari ambiti professionali, rimangono nell'ombra, sovrastati dalla presenza di un esercito di corpi. E quando intervengono, come già detto prima, anche qui i temi trattati dalle donne sono, tra virgolette, minori, relazioni, famiglia, molto meno nei temi invece di cultura generale, economia, politica, tecnologia, scienza. La fiction è probabilmente il genere che meglio rappresenta il cambiamento sociale che ha interessato negli ultimi decenni l'universo femminile. Infatti, protagonista delle fiction sono finalmente donne professioniste, commissari di polizia, donne medico, donne avvocato, che mettono in evidenza altre qualità e anche la loro professionalità, quindi la capacità di dirigere una squadra, in certi casi la capacità di unire attitudini femminili e altre più maschili, come determinazione, prontezza nelle decisioni e quant'altro. Quindi, per chiudere, salvo rare eccezioni, la rappresentazione mediatica della donna è quella di un corpo erotico con una funzione prevalentemente decorativa.
Vi propongo uno spezzone di un documentario molto interessante, realizzato nel 2009 da Lorella Zanardo, consulente aziendale formatrice, che ha messo in rete e poi anche ha scritto un libro su questo tema. Ha fatto sostanzialmente uno studio di come, appunto, quali sono i ruoli, spesso appunto anche svilenti, assegnati alle donne. E non a caso, il filmato si intitola Il corpo delle donne, perché, come adesso vedremo, la donna è prevalentemente un corpo in televisione. Ricordo quando Marco mi diceva che la TV ha un potere incredibile. Pur parlando del reale, rappresentando il reale, riesce a dissimulare. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina. Vai, ecco, grazie. Vuoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? Allora, belle e mute in TV sono così le donne che piacciono forse agli uomini. È un passo avanti, un passo indietro, una provocazione, ne parleremo con i nostri ospiti. Dopo anni di lotte e recriminazioni per eliminare dalla TV la balletta muta al fianco dei conduttori, ecco che sta tornando in auge la bella ma silenziosa dama di compagnia. Corsi e ricorsi storici. Non riusciamo a scorgere in TV una natura peculiare dell'essere femminile, un'identità nuova, originale, genuina, se non una in contrapposizione a quella maschile, a parte pochissimi casi su reti minori o in orari di bassa audience. La presenza della donna in TV è una presenza di quantità, raramente di qualità. Allora diciamo insieme. Signore e signori, pubblicità. Pubblicità. La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. Tu sei uscita su vari giornali, sì, con tanti uomini. Fin quando lo fa l'uomo, lo sai, che cara, esce con tante donne, quindi sì, il mio fidanzato è sempre bene. Che mi potessero, quando una donna si fa vedere con tanti uomini, viene definita invece un'altra cosa. Ridotta e autoridotta sia ad oggetto sessuale, impegnata in una gara contro il tempo che la costringe a deformazioni mostruose, costretta a cornice muta o assurta al ruolo di conduttrice di trasmissioni inutili, dove mai è richiesta la competenza. Grande campionessa! Quante medaglie? Di che tipo? Di che tipo, come? Non lo so. Ben trovata, Roberta. Allora, tu sei, lo vediamo tutti, una bellissima ragazza. Avresti potuto fare una vita tranquilla, magari sposarti un principe, che ne so. 7 carciofi, succo di limone mezzo, cosa vuol dire? Succo mezzo di limone? Mezzo limone. Succo di mezzo limone, va bene? Eccoci qua. Ecco, questo filmato penso che riassuma abbastanza bene quello che abbiamo detto finora. Vorrei spendere solo 2 parole sul discorso chirurgia estetica che è stato sollevato per fare una riflessione. Se avete notato, a parte il fatto che ogni donna di spettacolo per rimanere in video dopo una certa età deve comunque fare ricorso al bisturi, ma le trasmissioni di chirurgia estetica, mentre fino a qualche anno fa
avevano come protagoniste attrici, star, io mi ricordo Celebrity Bisturi, una trasmissione che andava in onda su Italia 1, dove c'era la Brigitte Nielsen piuttosto che altre, che facevano vedere il prima e dopo del loro corpo sottoposto appunto a interventi chirurgici. Oggi le cose stanno cambiando anche qui, nel senso che c'è una trasmissione Plastic Ultra Bellezza che va in onda su Italia 1, condotto da Elena Santarelli, dove le protagoniste sono diventate le donne comuni, la gente, siamo diventate noi. Quindi donne, la trasmissione è costruita intorno ad diciamo il processo di decisione, l'intervento chirurgico e il risultato che si ottiene con la chirurgia estetica. Quindi la trasmissione parte dal momento in cui la donna si confronta col marito, con l'amica, col fidanzato e comincia ad esternare, esprimere tutta la sua appunto come dire scarsa, la sua insicurezza che scaturisce dal suo corpo, per appunto sottoporsi poi all'intervento chirurgico, che può essere di mastoplastica additiva piuttosto che qualsiasi altro, per finire ovviamente con un intervento riuscitissimo, con frasi del tipo: finalmente mi sento sicura, finalmente la mia autostima si è rafforzata. Quindi messaggi molto forti, dove le protagoniste, ripeto, sono le donne comuni. Ecco, due parole sui reality show. Il modello di comunicazione che prevale oggi tende a mettere in vetrina ciò che è più privato, quindi a parte tutta questa esibizione del corpo che abbiamo visto finora, l'esibizione riguarda anche i retroscena e la vita privata, non solo di VIP ma anche di gente comune, e lo dimostrano appunto il Grande Fratello, dove appunto ci sono all'inizio dei perfetti sconosciuti o l'Isola dei Famosi, e anche le vendite sempre in aumento delle riviste di gossip, che sono, vi assicuro, le uniche riviste che non conoscono la crisi, non hanno sentito. Tutto questo è una manifestazione di una tendenza più generale che il professor Pasini nel suo penultimo libro ha definito estimità, cioè la tendenza a appunto rendere pubblico ciò che è privato, mettere fuori ciò che è interno, ciò che è intimo, ciò che è privato. Ecco, vorrei finire invece con una considerazione su quelli che sono gli effetti e l'impatto che tutta questa, diciamo, tutto questo materiale che passa in televisione, ma che passa anche attraverso tantissimi altri strumenti, perché non dimentichiamo, io ho parlato di televisione anche per ragioni di tempo, ho dovuto chiaramente limitare e focalizzare il mio intervento, ma oggi i mezzi di comunicazione sono tantissimi e sono soprattutto i più giovani a fruirne in maniera più o meno indiscriminata. Ecco, e vorrei appunto riflettere su un fenomeno che è quello della erotizzazione infantile. Allora, parto da qualche dato che ho estrapolato da un sondaggio che è stato condotto nel 2010 negli Stati Uniti, ma che è dati che sono sovrapponibili a quanto accade in Italia. 3 ore al giorno è il tempo che un adolescente passa mediamente davanti alla televisione, considerato anche il discorso dei genitori che spesso lavorano entrambi, e quindi il bambino si ritrova anche spesso a guardarla da solo, e questo vale per il 20% dei bambini dagli 8 ai 13 anni e per il 38% dei bambini dai 14 ai 18, circa il 70% alla televisione in camera da letto. Consideriamo inoltre che TV, internet e giornali rappresentano le principali fonti di informazione sulla sessualità e svolgono, come sappiamo, una importante funzione di creazione e diffusione di modelli da imitare. Lo sono per gli adulti, figuriamoci per i più giovani. Ecco, quindi l'esposizione di bambine e adolescenti a continui messaggi di tipo sessuale produce quella che è stata definita una erotizzazione del corpo infantile. Che cosa significa? Significa attribuire a quel corpo un valore collegato al suo appeal sessuale, e quindi si comincia così ad innestare prematuramente il binomio bellezza-sensualità uguale successo. Responsabili di questo fenomeno di erotizzazione, oltre ai media, sono anche il mercato della moda e dei giocattoli, che attraverso i media trovano con la pubblicità una cassa di risonanza. Moda Lolita, vi propongo alcune notizie che fanno riflettere. Nell'81 Tim Form lancia in America My First Bra, un reggiseno a triangolo di taglia zero che doveva abituare le ragazzine, e parliamo di in realtà bambine 9-10 anni, ad indossare un capo da grandi. Nel 2007 la catena britannica Tesco distribuisce nel settore intimo la linea chiamata Little Miss Naughty, il cui punto forte era un reggiseno push-up per bambine di 7 anni, affiancato da un kit per ballare la lap dance, contenente non solo bastone DVD, ma sentite anche delle finte banconote, che l'immagine che c'era nella scatola che vendeva questi prodotti mostrava inserite tra giarrettiera e coscia della ballerina che c'era nell'immagine. Ora, chiaramente la Tesco ha ricevuto le dovute critiche
critiche e accuse, e ovviamente la sua difesa è stata l'aspetto ludico della cosa, però insomma chiaramente il messaggio che passa è forte. Ecco, uno sguardo al mercato dei giocattoli. Come sono cambiati i giochi? La bambola classica degli anni 40-50 era un neonato, era un bambino, il cicciobello. Cosa facevano le bambine? Lo cullavano, lo coccolavano, lo vestivano con vestiti da bambino e lo avviava, e in questo modo le bambine giocando venivano avviate al mestiere di madre. Cosa succede? Negli anni 60-70 compare la Barbie, che è un modello diverso. Una giovane donna, amante dell'eleganza, dei viaggi, dello sport, mi sembra che avesse anche un fidanzato, non più legata solo ai ruoli domestici, era Ken mi sembra all'epoca, non più legata solo a ruoli domestici tradizionali. Ma non è finita, nel 2001 arrivano le Bratz, che propongono un modello molto diverso da entrambe. Non trascorrono più solo, come faceva Barbie, il tempo in piscina, in viaggio, quindi non avevano più solo il tempo per sé, per diciamo dedicarsi a hobby vari, ma la loro principale preoccupazione è preoccuparsi del look e fare shopping, due modi diversi di giocare che segnano quindi il passaggio dalla bimba futura madre alla bimba futura modella. Bratz, che poi sono diventati cartoni animati e quindi attraverso i media vengono ovviamente diffusi. Erotizzazione dell'infanzia che passa anche attraverso figure sexy già presenti in cartoni animati a larga diffusione. Parliamo poi anche delle riviste per ragazzine, come le più diffuse sono Cioè, Twins, ma tante altre, che vengono costruite su rubriche, servizi e pubblicità che contengono diete rigidissime, tecniche di seduzione per diventare sexy e consigli per adottare il look giusto, ispirato ovviamente alla starlet del momento. Quindi sempre grande centralità alla cura del corpo, un corpo che più è erotico, più seduce, più è bello e piacente. E anche i videoclip musicali rappresentano una fonte ovviamente di come dire, modelli, no? Per gli adolescenti. Nel 98 quando uscì il singolo d'esordio Baby One More Time di Britney Spears, aveva 17 anni, anche qui la sua presentazione era quella con un look da collegiale Lolita, divisa scolastica, ma in versione estremamente provocante. Infine uno sguardo di nuovo alla televisione, il format italiano che sdoganò le ragazzine in televisione, se vi ricordate, la prima trasmissione, la prima puntata andò in onda nel 91, fu nella Rai di Boncompagni. 80 ragazze, alcune sotto i 14 anni, addirittura una di 5, che facevano da cornice, ovviamente, a giochi telefonici in costume da bagno intorno ad una piscina. E la perfetta evoluzione di questo modello lanciato da Boncompagni lo troviamo oggi nelle veline. E addirittura queste veline sono diventate dei modelli imperanti tra gli adolescenti e le bambine, e tant'è che alcune di loro alla domanda cosa vorresti fare da grande, la risposta è, molte di loro rispondono, la velina. E quindi velinismo, è stato coniato questo termine, che significa valorizzare ed esibire il corpo, viene percepito dalle ragazzine come il modo migliore per avere successo, e questa è forse la conseguenza più triste di questa esasperata celebrazione del corpo. Grazie.